Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xiure e oggi ragazzi voglio farvi vedere un paio di cose che potrebbero, diciamo, schiarirci un po' le idee su quello che è sulla bocca di tutti i giocatori di Fortnite in questi giorni. Oramai da una settimana a questa parte, ragazzi, non si fa altro che parlare di lei, ragazzi, di lei, della cometa che sta volteggiando sui cieli della nostra mappa di Fortnite da veramente molti, molti giorni. Abbiamo praticamente, ragazzi, scoperto tramite gli hacker che sono entrati dentro i file sorgente del gioco che questa cometa potrebbe davvero, davvero modificare la mappa di gioco e cadere su Pinnacoli. Ne abbiamo già anche parlato in un video precedente, ma oggi ragazzi c'è qualcosa di ancora più veritiero. Ho scoperto delle cose grazie anche ai ragazzi che frequentano le mie live. Abbiamo visto che c'è effettivamente qualcosa di vero, qualcosa che potrebbe essere stato preso come spunto dalla cometa con Fortnite, con quello che può succedere. Andiamo un attimino ragazzi indietro, guardiamo questa immagine ragazzi, guardiamo questa immagine. Questa ragazzi è la mappa di Fortnite, quella dietro alle mie spalle. Se vedete ragazzi, di fianco c'è una cartina geografica, è semplicemente la regione della Polonia ragazzi. Come vedete ci assomigliano. Un ragazzo mi ha detto: "Max Shooter, guarda un pochettino che la mappa della Polonia e la mappa di Fortnite sembrano davvero molto molto simili." Ed effettivamente ragazzi è proprio così. Polonia e la mappa della Fortnite, di Fortnite, si assomigliano in una maniera molto molto interessante. E allora voi dite: "Xuder, ma che cacchio c'entra la mappa della Polonia con la mappa di Fortnite?" Calmo, c'hai ragione, c'hai ragione. Allora ragazzi, forse voi non lo sapete, forse voi non lo sapete, ma ragazzi, ma il 18 giugno 2016, quindi 2006, quindi una decina, 12 anni fa, si è sentito in Polonia, ragazzi, un sibilo fortissimo nell'aria. Nessuno ha capito che cos'era, finché a un certo punto, boom, un boato incredibile ha sventrato dal nulla una macchina in pieno giorno parcheggiata. Ragazzi, era un meteorite, quindi qua dici, non è un episodio a caso quello che è successo in Polonia. Guardate ragazzi, guardate che cosa vi faccio vedere. Questi sono dei filmati presi da telecamere di sorveglianza, telecamere sulle macchine della polizia, di quello che è il fenomeno meteorologico in Polonia ragazzi. Un sacco di meteoriti hanno squarciato i cieli della Polonia sia di giorno che di notte e hanno provocato, per fortuna, nessuna vittima, ma comunque tanto spavento e tanti danni. Questo ragazzi potrebbe essere un indizio più, diciamo, interessante, che si avvicina a ciò che ci dovremmo aspettare alla fine di questa stagione di Fortnite. Ogni giorno ragazzi è oramai ufficiale questa meteora, questo meteorite, questo corpo celeste che c'è sopra le nostre teste si muove. Se voi guardate ragazzi le coordinate è sempre diversa ogni giorno. L'altro ieri era 75, oggi era 90, chissà domani dove sarà. Quindi ragazzi sembra davvero che l'evento sia imminente. Non è un easter egg, non è una presa in giro degli sviluppatori di Epic Games, ma questo meteorite potrebbe davvero schiantarsi. Non sappiamo se veramente su Pinnacoli, però
questo è quanto si evince, diciamo, dai video che escono su YouTube in questi giorni. Beh ragazzi, questo era un video proprio informativo per darvi una certezza in più di quello che ci dovremmo aspettare con la fine della stagione di Fortnite, della stagione 3. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un bacione grande e noi ci vediamo presto! Ciao!